col vespino truccato. La reincarnazione aiuta a vivere la modernità, di Vubi. A Brunetto non va di lavorare in officina e spesso va per scippi, col vespino rubato e truccato di Terenzio. Una sera i due caracollano piano lungo Viale Trastevere. Brunetto sa andare in moto molto bene, abbracciato al compagno. Si tiene bene anche quando Terenzio deve fare acrobazie. Usano tutte e due scarpe da ginnastica per abbandonare il vespino e fuggire a piedi nei vicoli affollati. Si guardano intorno per vedere se ci sono le cicogne, le squadre antiscippo della polizia. Anche gli agenti vanno in due sulla moto. Terenzio e Brunetto li riconoscono subito perché non girano mai abbracciati e si vestono male, in maniera esagerata. Hanno moto di grossa cilindrata. Quando non vedono in giro le cicogne, Brunetto cerca le clienti da scippare. Signore eleganti, non troppo giovani e non troppo vecchie, ma soprattutto abbastanza distratte. Se la cliente porta la borsa in mano o a tracolla, è più facile accostarsi, scippare e poi scappare. Il vespino è truccato e prende i 100 all'ora. Brunetto ha un giubbetto molto largo, con la chiusura lampo, per nascondere la borsa rubata, svuotarla e mettere i soldi nelle tasche. I documenti li getta via per primi, perché se arriva la polizia non deve trovarglieli addosso. La sera è calda e umida, Viale Trastevere è affollato. Davanti a loro, a 50 metri, viene una donna sui 60 anni, è vestita bene, non è il meglio, ma la serata è fiacca. Terenzio fa un cenno e Brunetto si prepara. La donna ha in mano una grossa busta rigonfia di un negozio di lusso. Nell'altra mano stringe una piccola borsa che mantiene sotto l'ascella. Il vespino si ferma. Terenzio parlotta con Brunetto, poi raggiungono la donna e le si accostano senza rumore. Brunetto afferra la borsetta e strappa forte. La donna ha uno scarto e serra il braccio. Terenzio strappa ancora e la donna perde l'equilibrio, sbatte contro il muro e cade a terra. Ma stringe ancora la borsetta. Grida. Terenzio imballa il motore e dice di far presto. Brunetto smonta dal vespino e si avvicina alla donna stesa a terra. Le toglie la borsetta, ma una macchina si ferma. La donna grida aiuto. Brunetto risale sulla moto. Terenzio sgassa e contorce il vespino nel traffico denso. La macchina li insegue. Al volante c'è un signore con gli occhiali che guida come un corridore. Il vespino salta tra gli ostacoli, ma la macchina è potente. Gli si affianca e lo stringe contro le auto parcheggiate. Terenzio resiste, ma l'uomo al volante sterza ancora e sperona il vespino, fingendo un incidente. Il primo colpo sposta il vespino di un metro, il secondo lo sbatte contro le auto parcheggiate. Terenzio e Brunetto schizzano in aria e rotolano sul tetto di una macchina, precipitano a terra e per qualche secondo rimangono come due manichini, storditi ed avviliti. Con la sirena giunge una cicogna. L'inseguitore scende dalla macchina e afferra Brunetto e Terenzio per il collo. Li consegna agli agenti come stracci. Dice che gli sono andati addosso mentre fuggivano dal furto. Che cosa è rimasto dello scippo? Che per molto tempo Brunetto, che era recidivo, dirà addio al suo lavoro di meccanico e per molto tempo Terenzio, che era recidivo, dirà addio alla sua scuola di recupero. Intanto la donna scippata si rialza da terra, trema ancora di dolore e di paura. Ha una ferita sulla fronte, il vestito strappato e le sanguina una mano.
Le è andata bene, commenta un passante, ma la violenza, improvvisa e indifferente, brucia ancora sul viso della donna. Dopo qualche minuto, Trastevere ha cancellato tutto, tranne l'esperienza di chi ha scippato, di chi è stato scippato e di tutti quelli che hanno assistito allo scippo. Commento. Chi esegue la violenza vive le prime incarnazioni umane. Brunetto e Terenzio hanno quindi bisogno della violenza che per loro è ancora buona come il pane. La donna invece che ha subito la violenza doveva far vibrare violentemente il suo corpo astrale, che è la sede delle emozioni, perché era cristallizzata. Anche per lei la violenza è stata buona come il pane.